Buonasera a tutti, sono particolarmente lieto di dare il benvenuto a tutti gli ospiti per l'avvio dei seminari aristotelici, dei simposi aristotelici. Quest'anno è noto, l'UNESCO ha dichiarato il 2016 come anno dedicato ad Aristotele e la Società Filellenica Italiana, che mi onoro di presiedere, ha deciso di organizzare una serie di incontri per trattare alcuni degli aspetti anche magari meno conosciuti di Aristotele, che credo abbia rappresentato un po' l'apice della cultura classica ellenica. E questa iniziativa è stata sostenuta, come sempre per le iniziative della Società Filellenica Italiana, dalla Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche d'Italia. È qui presente il segretario di recente nomina, il professore Andrea Sandreu, che saluto, a cui subito dopo passo il microfono per un saluto, dalla Comunità Ellenica di Napoli e Campania, e ha avuto anche il patrocinio della Università Aristotelica di Salonicco, dalla quale è partita l'iniziativa dell'anno UNESCO appunto dedicato ad Aristotele. Gran parte dei relatori di questi seminari sono nostri associati alla Società Filellenica Italiana. Iniziamo appunto con uno di essi, il professore Luigi Gallo, che da quest'anno è associato della Filellenica, che appunto ci farà questo inquadramento storico di Aristotele per aprire poi gli altri interventi. Io lo ringrazio a nome di tutti gli associati per la sua disponibilità. Siamo particolarmente onorati della sua adesione alla Società Filellenica e lo ascolterò insieme a voi con grande interesse. Ecco, non vi trattengo oltre, vorrei dare la parola prima al professore Andrea Sandreu della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche, se viene da questa parte Andrea, e subito dopo al nostro direttore scientifico per il saluto appunto e per l'introduzione anche scientifica ai nostri simposi. Ti prego. Grazie, buonasera a tutti. In qualità appunto di segretario della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, la quale ha offerto il proprio patrocinio ai simposi su Aristotele previsti fra aprile e maggio nell'anno che l'UNESCO, come diceva prima Marco, ha dedicato al grande filosofo greco, vorrei esprimere i miei fervidi ringraziamenti alla Società Filellenica Italiana, al nostro simposiarca, per l'organizzazione di questo evento, che è in sintonia con quanto si prefigge come scopo e finalità la nostra associazione, che è appunto la promozione della lingua e della cultura greca. La nostra federazione unisce insieme alla comunità ellenica di Napoli, che è una delle più, fra le più attive, altre 12 comunità sparse su tutta la penisola italiana, dalla Sicilia a Milano alla Sardegna, che testimoniano la sopravvivenza e la diffusione del carattere e della tradizione della nostra diaspora. In questa stessa sede di Cava dei Tirreni, in occasione del convegno sulla giornata mondiale della lingua e della cultura greca, che ha promosso praticamente la nostra federazione, ideata dal professore Yannis Corinthios, che sta lì in fondo, e lo scorso ottobre, dicevo, denunciavo il fenomeno dell'emarginazione degli studi umanistici e classici, accompagnata dall'inquietante calo delle iscrizioni ai licei classici, più che raddoppiato negli ultimi anni, e sottolineavo che non saremmo degni della tradizione classica e della polis se non provassimo ad immaginare quale vile e subdolo obiettivo abbia questa deliberata emarginazione dell'insegnamento del greco e del latino, che secondo il mio parere mira alla soppressione del pensiero critico, che non è funzionale evidentemente ad una governance globale che persegue nefasti disegni limitando diritti sociali, culturali, politici e democratici. Lo spirito del tempo, nell'era neoliberista attuale della finanza speculativa, pretende l'omologazione a critica delle persone divise fra creditori e debitori,
e considerate come i nuovi schiavi della nostra contemporaneità. Anzi, a interi stati, considerati alla stessa stregua, viene imposto l'asservimento agli interessi dei pochi oligarchi ed è emblematico il caso della crisi della Grecia, presa quasi come cavia per gli esperimenti disumani della neoliberista troica. L'ardua impresa dell'esposizione del pensiero del filosofo Tistagira veramente in greco, e spetta ai nostri studiosi, illustri relatori dei cinque simposi che si susseguiranno, e saranno loro a distinguere, parola di Aristotele, distinguere fra i molti modi di dire, di quel pollakis legete che spesso compare nelle pagine del filosofo greco, ma se mi è permesso vorrei solo rilevare come Aristotele, in tema di economia, giusto 23 secoli fa, mi sembra auspicasse che la classe media fosse la più ampia possibile per garantire un equilibrio di coesione sociale. Orbene, i poteri forti della governance odierna sembra che abbiano deciso di ridurre questa classe sociale in nuovi poveri, laddove lo sviluppo economico e sociale aveva finora storicamente premiato nella realtà fattuale l'intuizione del grande filosofo. Forse anche per l'economia possiamo estendere le parole pronunciate riguardo alla logica da un filosofo del calibro di Wittgenstein, che diceva che, cito testualmente le sue parole, Aristotele, che tanto spesso è nominato in vano dai nostri logici, si rivolterebbe nella tomba se sapesse che tanti logici di oggi non conoscono la logica più di quanto egli la conoscesse 2000 anni fa. In quanto greco elleno, a nome della federazione ellenica che rappresento, vorrei ancora esprimere la mia gratitudine a voi italiani filelleni e ribadire che personalmente credo che oggi ci sia assoluto bisogno di un nuovo romanticismo filellenico in tutta l'Europa, non per liberare questa volta la Grecia dall'impero ottomano, ma per salvarla dalla belva del neoliberismo che divora la cultura dei diritti, delle libertà e della democrazia. La società filellenica italiana, con i simposi aristotelici di oggi, celebra le basi del pensiero occidentale, rappresentando la culla della nostra civiltà che il malefico spirito del tempo sembra stoltamente avversare, ragioni per cui la vostra società merita fervide congratulazioni. Buon lavoro, grazie. Ecco, prima di passare la parola al nostro direttore scientifico, il professore Filippo Doria, vorrei anch'io salutare il professore Yannis Korintzios, che peraltro è cittadino onorario di Cava dei Tirreni, già presidente della società della Federazione delle Comunità e Confraternite Elleniche in Italia, che come dire, ci ha sempre seguito, spinto, sostenuto e continua a farlo, come testimonia peraltro la sua presenza questa sera, ovviamente con tutti gli altri amici che vengono da varie parti della regione Campania, dandoci molto onore come segno anche di una profonda amicizia. Io do senz'altro la parola al nostro direttore scientifico per entrare nel vivo di questi simposi, ringraziandolo sempre per tutto il lavoro che ha sempre svolto per la società. Grazie. Buonasera, il mio intervento è superfluo dopo quello che avete sentito, d'altra parte non possiamo togliere tempo al relatore. Saluto tutti ovviamente, non soltanto il professore Korintzios, ma tutti, forse chi più chi meno meritate tutti il nostro saluto e la nostra deferenza, il nostro affetto. Sono particolarmente contento di presentare il professore Luigi Gallo. Ovviamente non dirò molte parole su di lui, soltanto un piccolo ricordo personale, me lo consentite. Io sono stato nel 1979-80, quell'anno accademico, lontanissimo, ero un ragazzo più o meno, in Grecia con una borsa di studio. Quando sono ritornato non c'era più nemmeno l'ombra del mio insegnamento a Napoli, la paleografia, che allora io la insegnavo come assistente, ma naturalmente non c'era un professore se non un professore, diciamo così, incaricato di insegnarla senza essere paleografo. Il papà del professore Gallo, Italo Gallo, di cui
si è parlato qui, aleggia il suo nome, è vincitore di concorso, stava a Napoli e io mi trovai ad essere il suo primo collaboratore, diciamo in altri termini il suo assistente, anche se io non insegnavo letteratura greca, ma mi ero laureato in letteratura greca. Quindi per me è stato, ed è stato un, come dire, una frequentazione, un rapporto per la verità molto proficuo per entrambi, anche se avevamo interessi diversi. Io poi mi sono allontanato dalla letteratura greca per approdare alla diplomatica bizantina e alla paleografia, però ho avuto modo di incontrare ancora il professore Gallo, peraltro l'ultimo incontro ufficiale fu a Buccino, quando abbiamo insieme ad altri onorato la memoria del professore Marcello Gigante, caro ad entrambi, devo dire. Quindi stasera sono particolarmente contento di questo. Chi altro se non il professore Gallo, Luigi Gallo, peraltro storico dell'antichità greca, epigrafista mi pare anche, quindi io ricordo che il professor Gallo, a suo tempo il papà, mi fece dono di uno dei primi interventi del giovane professore Gallo, mi sembra sull'alimentazione in Grecia, qualcosa del genere, o sbaglio? Ecco, adesso rovistando nel mio cervello mi venivano queste cose, insomma i nostri interessi si sono diversificati, anche se naturalmente rimane questo interesse più forte, questo affetto per la grecità e per l'ellenismo. Il fatto che adesso vengo a sapere dal nostro presidente che è un nostro nuovo associato, e questo mi riempie di gioia. E che si può dire? Sì, certo, voi sapete che abbiamo appena iniziato stasera queste manifestazioni, questi simposi in onore di Aristotele, e come si fa? Fa tremare le vene, i polsi, la figura di Aristotele. Dante lo definiva il maestro di coloro che sanno. Tutta la cultura del Medioevo, ma anche del Rinascimento, si rifà ad Aristotele. Devo dire, io sono un aristotelico che ama Platone. Sento il fascino di Platone. Tutto il tardo Medioevo e il Rinascimento si fondano sull'alternanza, vorrei dire, l'oscillazione tra pensiero platonico e pensiero aristotelico. Alcune volte ha ragione l'uno, altre volte altro, magari a Firenze con Cristoforo Landino, per esempio, è Platone che ha la meglio, che si portava dietro per esempio anche il pensiero in qualche modo di Sant'Agostino. Dall'altra parte magari lo studio di Padova si rivolgeva ad Aristotele, ed adesso nella Cappella Sistina voi lo sapete che mentre Platone guarda in alto, Aristotele guarda invece in basso, guarda alle cose sensibili. Che cosa non si debba ad Aristotele? E lui è stato, non era peraltro, non proveniva da Atene direttamente, ma proveniva da Stagira, e quindi si portava dietro un repertorio culturale che era fatto anche di patrimonio della cultura greca della Ionia, e quindi il recupero di filosofi naturalisti, di altre filosofie. Non aveva il dono magari di Platone, dello stile, lo bello stile attico di Platone, magari è un poco più contorto, o vorrei dire più disadorno, però è altrettanto allettante, come dire, affascinante anche la stessa prosa di Aristotele. E il fatto che abbia avuto tanto fortuna significa che i secoli successivi hanno saputo guardare ben al di là anche dello stile, alla sostanza. Di tutto si è interessato Platone, dalle scienze naturali all'astronomia, dalla logica all'arte, alla metafisica. C'è una realtà che non è percepibile con i sensi, alla politica. E chi non ricorda quella espressione che tutti ci portiamo dietro al liceo? Anthropos politikon zoon, quindi l'uomo è un animale socievole per natura, e quindi da questo ovviamente il suo interesse per le forme di governo. Dicevo, Aristotele non si è interessato direttamente di politica. Ad Atene doveva stare molto attento, anche perché tra l'altro quando
era il partito dei filomacedoni ad avere la meglio, si poteva vivere bene, ma quando invece era quello di Demostene, di cui non so il professore Gallo che cosa pensa, ma io resto ancora un grande ammiratore sulla scia di Piero Treves. E allora dicevo, quando invece erano gli avversari, gli antimacedoni ad avere la meglio in città, allora si poteva stare un po' peggio. Lui che ad Atene era arrivato la prima volta a 17 anni e che poi tornerà dopo essere stato il maestro di Alessandro. Siamo nel 362-363, questo è il periodo. E vedete, lui che veniva dalla Grecia, della Ionia, ad Atene, si fa in qualche modo anche raccoglitore, propagatore di valori che probabilmente nel periodo di Alessandro si cominciano a vacillare. E c'è per esempio un'opera perduta di Aristotele su Alessandro o sulla colonizzazione. Abbiamo un frammento in cui lui consigliava, ecco quel frammento, consigliava il rapporto da avere con i barbari, ma anche con i greci. Con i greci devi essere egemone, diceva Aristotele. Con i barbari devi essere despota, li devi trattare come gli animali e come le piante. Ma Alessandro si è guardato bene da mettere in atto questo consiglio del suo maestro, che pure era stato amato da Alessandro, e fortemente. Si dice che abbia lui dedicato addirittura un'edizione di Omero ad Alessandro. E questo forse è possibile perché Aristotele era uno studioso di Omero, quindi un'edizione dell'Iliade, Alessandro che era tanto ammiratore di Achille, l'eroe dell'Iliade. Ebbene, ecco, Aristotele non si interessa della politica ad Atene, però è portatore probabilmente di valori vecchi o comunque di un modello di società che ormai non stava più in piedi. Però, ecco, e qui è interessante sicuramente il discorso che ci farà il professore Gallo, è impregnato del suo tempo, delle idee del suo tempo e in qualche modo è partecipe degli eventi, è partecipe sin dal momento in cui si reca in Macedonia. Il padre Nicomaco è stato medico di Aminta II, quindi c'erano dei rapporti molto stretti. Lui stesso è stato in contatto con uomini politici anche della Ionia, era nipote di quel Callistene che per non aver fatto la proschinesis ad Alessandro farà una brutta fine. Io so bene che spezzare un discorso così è un poco, come dire, è poco piacevole, però credo che il professore Gallo debba dirci qualcosa di più. Ma mi consentitemi soltanto di dirvi quali sono gli altri appuntamenti importanti. Questa sera la Grecia al tempo di Aristotele è il tema di cui ci parlerà il professore Gallo, e non si poteva non fare così perché evidentemente è importante l'impostazione storica. Aristotele si è interessato di svariati campi del sapere, qualcosa la dicevo prima, e allora ecco, il nostro presidente diceva ci sono anche campi poco curati. La musica in Aristotele sarà il tema del simposio del 15 aprile, qui alle ore 18, che sarà tenuto dal professor Angelo Meriani, che se non sbaglio insegna lingua, storia della lingua greca a Salerno e credo che sia stato allievo del professor Gallo padre. Il 29, anche lui credo iscritto, è nostro associato. La medicina in Aristotele, il tema della professoressa Ioanda Capiglione della Seconda Università di Napoli, la conoscete tutti, la conosciamo tutti perché è un'attiva associata. E poi il professore Aldo Masullo, il 13 maggio, che devo dire di Aldo Masullo, emerito dell'Università Federico II di Napoli, che con la sua tarda età continua a dimostrare appunto grandissima lucidità. Poi la Politeia di Aristotele, il 27 maggio, sarà il tema del professor Giulio Maria Chiodi, anche lui associato tra i primi, devo dire, quindi evidentemente li conoscete. E questo è il tributo che noi dobbiamo, come dire, riconoscere, dobbiamo riserviamo, abbiamo sentito il dovere di riservare al maestro di coloro che sanno.
Io spero di poter, al di fuori delle circostanze, qualche volta parlare anche di Platone, perché anche lui merita. Vi ringrazio. Buonasera a tutti, ringrazio molto per l'invito di cui mi sento onorato, anche perché quindi mi fa piacere aprire questi seminari su Aristotele, un autore con cui studiando da tanto tempo storia greca non posso non confrontarmi continuamente. Allora, credo che pochi altri autori dell'antica Grecia siano ancora così attuali come Aristotele, a cui in tanti campi, basti pensare alla filosofia, alla politica e alla logica, per citarne solo alcuni, ma se ne potrebbero menzionare molti altri, si continua costantemente a fare riferimento. E tuttavia anche Aristotele, come ovvio, è strettamente legato al suo tempo. Le sue riflessioni presuppongono un mondo alla cui base c'è il modello politico di una comunità statale di piccole dimensioni, la polis. Si pensi infatti alla celebre affermazione che citava prima anche il professor Doria, secondo cui l'uomo è politikon zoon, animale che vive nella polis, e in cui accanto agli uomini liberi ve ne sono altri come i barbari, che liberi non sono perché schiavi per natura, secondo la definizione aristotelica. E perciò senz'altro opportuno, ed è questo il compito che mi è stato assegnato, che ho colto con piacere, tracciare un sintetico, sottolineo sintetico, quadro della situazione storica dell'epoca del nostro autore, che si trovò a vivere in una fase segnata da trasformazioni che non è esagerato definire radicali, tra gli anni 80 e la fine degli anni 20 del IV secolo. Infatti vedete qui la cronologia della vita di Aristotele. Aristotele muore nel 322, esattamente un anno dopo la morte di Alessandro Magno, con l'ascesa a vera e propria superpotenza mondiale, potremmo dire, di una regione, la Macedonia, che fino allora aveva avuto un ruolo del tutto trascurabile negli affari della Grecia, tant'è vero che i suoi abitanti erano considerati barbari dagli altri greci, e l'inizio del dominio greco anche su vaste aree dell'Asia centrale. E ricordo che a questo problema, ecco, la considerazione in cui erano tenuti i macedoni dai greci in epoca classica, mi è venuto spesso da pensare, soprattutto all'inizio degli anni 90, quando si inneschiò quel contenzioso con la ex Repubblica di Jugoslavia, che assunse il titolo di Repubblica di Macedonia, ci fu la reazione dei greci che contestavano a questo nuovo Stato, quindi, di essersi appropriati di un elemento della loro identità. Quindi mi veniva da pensare come era diversa la prospettiva dei greci di epoca classica, per cui i macedoni erano barbari, quindi non facevano parte della loro storia. Dunque, quando negli anni 80 del IV secolo inizia la vicenda di Aristotele, che proprio con la Macedonia presenta frequenti contatti, a cominciare dal fatto che il padre del filosofo era medico presso la corte di Aminta III, la situazione è ben diversa. Il nostro autore nasce a Stagira, possiamo vedere la cartina della penisola calcidica, nella parte orientale della penisola calcidica, una regione che costituiva allora uno dei vari esempi di un modello politico, uno dei tanti, inventato proprio dai greci, lo Stato federale. Ecco perché spesso si dimentica che i greci hanno inventato non solo la democrazia, hanno inventato anche vari altri modelli politici, fra cui per l'appunto lo Stato federale. E che grazie a questo tipo di organizzazione era in grado di competere con successo con la vicina Macedonia. Basti pensare che nel 382 una spedizione militare dello Stato calcidico portò all'occupazione di varie città della Macedonia e della stessa capitale, Pella,
con la conseguente fuga del sovrano Aminta III, e che solo in seguito all'intervento degli Spartani contro i Calcidesi il debole regno macedone riuscì a trarsi d'impaccio. Siamo infatti nel periodo della cosiddetta egemonia spartana. Possiamo vedere con la cartina del Peloponneso, successiva. Sparta, una città per la quale Aristotele, a differenza del suo maestro Platone, non prova una particolare simpatia, muovendo non pochi rilievi alla sua organizzazione politica e sociale. Tra l'altro rimprovera Sparta il fatto che una gran parte delle terre si trovi nelle mani delle donne, il che secondo Aristotele non è una cosa positiva. Quindi Sparta, con la Lega di cui è a capo, è ora la potenza dominante, un ruolo simile, potremmo dire approssimativamente, a quello che hanno oggi gli Stati Uniti nel mondo occidentale, e in quanto tale è la custode dello statu quo e dell'ordine internazionale, che è stato sancito da una pace stipulata sotto l'egida del re di Persia nel 386. L'altra grande potenza, Atene, la città nella quale Aristotele trascorrerà gran parte della sua esistenza, è tuttavia già in netta ripresa dopo la pesante sconfitta subita solo poco tempo prima nella guerra del Peloponneso contro Sparta, tant'è vero che è in grado negli anni 70 di dar vita a una vasta alleanza con finalità antispartane, alla quale aderisce tra l'altro anche il regno di Macedonia, la cui gravitazione nell'orbita delle grandi potenze è un'ulteriore conferma della sua condizione di debolezza. Il re di Persia, nel quale una parte della propaganda greca continua ad additare il barbaro nemico da combattere, anche perché da poco riuscito a ripristinare, ma con il consenso della stessa Sparta, il suo dominio sulle città greche d'Asia, c'era la cartina dell'Asia Minore con le città greche, svolge in realtà un ruolo di rilievo negli affari della Grecia, da cui attinge a piene mani per il reclutamento di mercenari e collabora con Sparta nel vigilare sul rispetto dell'ordine internazionale. Ecco, vorrei ricordare che spesso anche negli studi moderni si riscontra un'immagine dei rapporti greco-persiani un po' convenzionale, che in gran parte è condizionata dalla propaganda greca. Addirittura qualche studioso, c'è stato alcuni anni fa è uscito un libro di uno studioso inglese, Holland, che secondo cui la contrapposizione fra greci e persiani sarebbe addirittura alla base del moderno scontro fra Oriente e Occidente, fra Occidente e Islam. È una visione sicuramente esagerata, perché in realtà i rapporti fra greci e persiani erano molto più articolati e molto meno semplicistici. Il re persiano era il barbaro secondo la propaganda greca, ma in realtà collaborava con i greci, i vari stati greci non esitavano ad allearsi con i persiani contro altri stati greci. Quando però nel 367 il giovane Aristotele si stabilisce ad Atene come straniero residente e perciò in una condizione di disparità rispetto ai cittadini della polis, ed entra a far parte dell'Accademia Platonica, che come è noto lascerà vari anni dopo per fondare una sua scuola, il contesto internazionale è profondamente cambiato. Sparta non è più la polis egemone, e anche il controllo che detiene in casa propria nel Peloponneso è stato irrimediabilmente messo in crisi. A innescare la svolta è stata la pesante e inaspettata sconfitta subita nel 371 ad opera di una potenza emergente, potremmo dire, Tebbe, la cui ascesa pone fine al bipolarismo Atene-Sparta, che aveva caratterizzato per un certo periodo di tempo la politica greca, e determina altresì un avvicinamento tra le altre due polis, che da rivali che erano diventano ora alleate e rimarranno tali per lungo tempo. In effetti, se uno guarda tutta la storia greca, è stato molto più lungo il periodo in cui Atene e Sparta sono state alleate che non quello in cui
si sono combattute, quindi questa contrapposizione Atene-Sparta è un elemento che caratterizza solo una piccola fase, una breve fase della storia greca. Anche la Macedonia si allinea alla nuova potenza egemone. I tebani si ingeriscono infatti negli affari interni del regno e nei forti contrasti dinastici da cui è travagliato, e il fratello del sovrano, il futuro Filippo II, è costretto a soggiornare per qualche tempo a Tebe come ostaggio, al fine di garantire alla polis la fedeltà della casata regnante. Un soggiorno che è probabilmente importante per la sua formazione in campo militare. E tuttavia l'egemonia di Tebe non dura a lungo, dura meno di 10 anni. Il fallimento, nonostante l'aiuto finanziario persiano del suo tentativo di trasformarsi in una potenza navale, una condizione necessaria perché un'egemonia possa essere duratura, e la morte dei due leader che l'hanno finora guidata, Epaminonda e Pelopida, mettono bruscamente fine alla sua ascesa, con la conseguenza che si viene ora a creare un vero e proprio vuoto politico, che né Atene, indebolita dalle turbolenze all'interno della sua lega, né tantomeno Sparta, che è in crisi, sono in grado di colmare. Ed è in questo vuoto politico che si inserisce il nuovo e abile sovrano di Macedonia, Filippo II, che sale al trono nel 359 e che circa un quindicennio dopo chiamerà Aristotele alla sua corte per affidargli l'educazione del figlio Alessandro. Un discepolato su cui si è molto speculato, data la statura, possiamo dire, gigantesca di entrambi i personaggi, ma di cui si sa ben poco di concreto. Con la riorganizzazione dell'esercito, che con l'introduzione della falange diventa una formidabile macchina da guerra, possiamo vedere una ricostruzione della falange macedone qui, con le lunghe lance, le cosiddette sarisse, lunghe circa 5 metri, e l'accumulo di cospicue risorse finanziarie, e bisogna ricordare che anche nel mondo antico le risorse finanziarie costituivano un elemento necessario e imprescindibile per una politica egemonica, perché, detto banalmente, senza soldi non si vincono le guerre. In questo modo, quindi, Filippo ha il merito di trasformare in breve tempo il debole regno di Macedonia in una grande potenza militare, in grado di perseguire un'ambiziosa politica espansionistica e di competere con successo con le polis greche, di cui il sovrano sfrutta con abilità e spregiudicatezza gli eterni contrasti interni. Significativo è l'aneddoto secondo cui, quando gli veniva detto che una determinata città era imprendibile con la forza perché cinta da una possente cortina muraria, domandava se neppure l'oro poteva oltrepassare le mura. Il suo obiettivo non è certamente l'unificazione politica della Grecia, l'obiettivo che gli è stato talvolta attribuito da studiosi suggestionati dalla formazione di stati nazionali nell'Europa dell'Ottocento, ma che in realtà non è dato riscontrare nel corso di tutta la storia greca antica, che non ha mai avuto un Bismarck o un Cavour e neppure un Mazzini, possiamo dire. Il suo obiettivo è piuttosto quello di assorbire gli stati greci nell'orbita egemonica della Macedonia. E che i rapporti di forza siano ora radicalmente cambiati può essere chiaramente evidenziato dal confronto militare con il vicino stato calcidico, che tanti problemi aveva creato nel 382 al padre di Filippo, Aminta III. Nel 349 il sovrano attacca con un pretesto Olinto, la capitale dei calcidesi, potremmo vedere più avanti, questa è una pianta di Olinto, che è un sito archeologico di particolare importanza,
perché dopo la distruzione operata da Filippo non è stata più ricostruita, quindi c'è stata soluzione di continuità nell'occupazione del sito, quindi come in altri casi le catastrofi sono state una manna, possiamo dire, un beneficio per gli archeologi, e non a caso Olinto è spesso definita la Pompei greca. Quindi attacca Olinto e dopo un lungo assedio, di cui sono rimaste cospicue tracce archeologiche, la conquista e la distrugge, annettendo alla Macedonia il territorio della Confederazione. Ecco, fra le tracce archeologiche ho qui messo, questa è una delle catapulte usate da Filippo, ecco, uno dei suoi punti di forza era anche l'uso di una tecnologia militare molto sofisticata per quei tempi. Sembra che a lui si debba l'introduzione di un nuovo tipo di catapulta, la cosiddetta catapulta a torsione, che era in grado di scagliare proiettili molto più grossi. E poi nell'altra immagine ho inserito un'enorme punta di freccia che è stata trovata ad Olinto e su cui si legge una scritta Filippo, quindi era evidentemente una freccia scagliata dalle catapulte di Filippo durante l'assedio di Olinto. E ci sono vari altri reperti di questo tipo che sono stati rinvenuti. Con Atene, l'unica polis che in questa fase possa ancora annoverarsi fra le grandi potenze, il contrasto è inevitabile, dal momento che la politica espansionistica di Filippo minaccia gli interessi ateniesi in Tracia e nell'area degli stretti, cioè gli stretti che portano poi dall'Egeo al Mar Nero. È un'area questa di grande importanza per Atene per il problema dell'approvvigionamento di cereali. Ricordo che i cereali nel mondo antico costituivano una delle materie prime, accanto ai metalli e al legname, per le quali si facevano le guerre. Ecco, così come oggi le guerre si fanno per il petrolio, per il gas, allora si facevano per altre materie prime, fra cui per l'appunto i cereali. E tuttavia, sia da parte degli ateniesi, tra i quali non mancano coloro che simpatizzano per il sovrano, come ad esempio il nuovo scolarca dell'Accademia Platonica, Speusippo, sia da parte di Filippo, che nei confronti di Atene dispiega tutte le sue notevoli arti diplomatiche e propagandistiche, prevale per lungo tempo un atteggiamento di prudenza, e la ben nota categoria della guerra fredda, che viene spesso utilizzata per analizzare la storia moderna, ma sembra la più adatta anche a definire i rapporti fra i due antagonisti in questo caso, quindi una categoria che possiamo spesso adoperare anche per la storia antica. A proposito delle notevoli doti diplomatiche e propagandistiche dispiegate da Filippo nei confronti di Atene, si può ricordare una testimonianza particolarmente significativa che ci è pervenuta, quella di una lettera scritta da Filippo agli ateniesi, che ci è arrivata tra le orazioni del Corpus Demostenico. È una fonte molto interessante, come è stato spesso osservato, è una delle fonti più interessanti soprattutto per lo studio del diritto internazionale, quindi un testo non sempre non molto conosciuto ma di grande interesse. Quanto al celebre avversario di Filippo, Demostene, di cui si parlava anche prima, è vero che non perde occasione per insistere sulla pericolosità del sovrano macedone e sulla necessità di contrastarlo energicamente, ma è anche vero che da politico pragmatico qual è, ha un ruolo tutt'altro che marginale nella stipula di un trattato di pace che viene siglato fra Atene e la Macedonia nel 346, un anno dopo che Aristotele, per motivi non del tutto chiari, ha lasciato Atene per recarsi in Asia Minore. E questo trattato costituisce in effetti un riconoscimento delle conquiste effettuate nel frattempo da Filippo. Quando, verso la fine degli anni 40, il nostro filosofo si trova alla corte macedone, anzi per meglio dire in una località a una certa distanza dalla corte macedone, perché chiamato, come si diceva prima, per provvedere all'educazione di Alessandro,
La situazione è ormai compromessa e tra Atene e Filippo è arrivato il momento della resa dei conti. Nel 340 il sovrano, con l'assedio posto a due città della regione degli Stretti, Perinto e Bisanzio, che possiamo vedere nella cartina di prima, quindi quella della regione degli Stretti, Perinto e Bisanzio, l'attuale Istanbul, minaccia sempre più pericolosamente gli interessi ateniesi. E a scopo probabilmente intimidatorio, non esita a impadronirsi di un convoglio di navi granarie diretto dal Mar Nero ad Atene, perché appunto una buona parte del grano di cui Atene aveva bisogno veniva dal Mar Nero, quindi quella rotta che passava attraverso gli stretti era di fondamentale importanza per Atene. E l'anno dopo, per giunta, Filippo fa proclamare dalla Lega Sacra di Delfi la guerra contro una piccola città della Locride, Anfissa. Si tratta di una delle cosiddette guerre sacre, che in realtà con la religione non hanno niente a che fare, come tutte, del resto tutte le guerre combattute dai greci. E con questo pretesto oltrepassa per la prima volta con il suo esercito il passo delle Termopili, che dà l'accesso alla Grecia centrale. Ecco, possiamo vedere la, se vediamo la Grecia centrale con il passo delle Termopili, che è appunto un valico che dà l'accesso a questa parte della Grecia. La guerra, alla quale Atene si è preparata stringendo una serie di alleanze, è dunque non più evitabile. E se è vero che nelle vicende storiche il ruolo degli eventi militari non va eccessivamente sopravvalutato, non va eccessivamente enfatizzato, non bisogna pensare che le battaglie siano poi tanto importanti, è però anche vero che in questo caso è una battaglia a indirizzare in un senso piuttosto che in un altro il corso della storia, anche perché il suo esito non era affatto scontato in partenza. Si tratta della celebre battaglia che fu combattuta presso una località della Beozia, Cheronea, che vedete qui sulla cartina, nella Grecia centrale, e a decidere la quale, benché la dinamica dello scontro sia alquanto controversa, possiamo vedere la cartina successiva con una ricostruzione, ecco, degli schieramenti, schieramento alleato, schieramento macedone, quindi la dinamica non è del tutto chiara e controversa, ma comunque sembra di poter dire che a decidere lo scontro fu soprattutto, a quanto pare, la grande abilità tattica di Filippo in confronto alla mediocrità dei comandanti avversari, che pure disponevano di milizie numericamente superiori. Poi possiamo vedere qualche altra ricostruzione moderna dei due schieramenti ancora più avanti, e poi un documento iconografico di un certo interesse ancora avanti, ecco la cosiddetta stele di Tancare, che si trova al Museo del Pireo. È un monumento funebre che ricorda un caduto ateniese nella battaglia di Cheronea, e in cui curiosamente però è rappresentato proprio il nemico, Alessandro. Infatti sulla sinistra il cavaliere è, che arriva, è Alessandro, come si ricava poi dal confronto con l'iconografia di altre rappresentazioni di Alessandro. E certo è che a partire da questo momento la storia della Grecia prende tutta un'altra piega rispetto a prima. E le polis, compresa Atene, sono destinate ad avere un ruolo del tutto trascurabile nel contesto internazionale. Espressione della nuova situazione è la Lega fondata da Filippo dopo la vittoria, la cosiddetta Lega di Corinto, che non è affatto uno Stato federale propedeutico all'unificazione politica della Grecia, secondo l'interpretazione in chiave nazionalistica a cui accennavo prima, bensì è un'alleanza militare che è funzionale al rafforzamento dell'egemonia macedone sugli stati greci, a cui viene comunque garantita l'autonomia. Quando nel 335 Aristotele fa ritorno ad Atene, ove fonda la sua scuola, il Liceo, il clima politico che si respira nella città
è nettamente cambiato rispetto al momento della sua partenza nel 347, quindi prima dello scontro fra Atene e Filippo. È ora al potere un gruppo dirigente che si può definire trasversale, potremmo dire modernisticamente una sorta di governo di coalizione, in quanto comprende sia filomacedoni che vecchi antimacedoni, come Demostene e Licurgo, ma il cui obiettivo risulta abbastanza chiaro: adattarsi pragmaticamente e realisticamente a una convivenza pacifica con la potenza egemone, la Macedonia, dal momento che Atene non è in grado di cercare una rivincita, e concentrarsi sui problemi interni della polis e in primo luogo sul risanamento finanziario, un obiettivo che viene affrontato con successo, a giudicare anche dalle opere di edilizia monumentale realizzate in questo periodo. Possiamo vedere, ecco, questo è il teatro di Dioniso, che ancora oggi si vede ad Atene, esisteva già prima ma viene ampliato, subisce un notevole ampliamento proprio in quest'epoca, nell'epoca cosiddetta Licurgea, da Licurgo, che è il politico più importante. E da un anno sul trono di Macedonia non c'è più Filippo II, che è stato ucciso da una guardia del corpo nel 336. Il nuovo sovrano, che con la sua protezione ha forse favorito l'istituzione del liceo, è l'antico allievo di Aristotele, Alessandro, che ha tratto certamente beneficio dall'improvvisa morte del padre, nella quale un suo coinvolgimento non è affatto da escludere. A proposito della morte di Filippo II, ho messo qui anche qualche diapositiva relativa alla famosa tomba di Vergina, che vedete qui, ecco, la cosiddetta tomba di Filippo. Ho aggiunto un punto interrogativo: è in genere è solitamente considerata la tomba di Filippo, ma ci sono anche alcuni studiosi che, anche a mio modesto avviso, esprimono dei dubbi su questa attribuzione per una serie di motivi, tra cui il fatto che, a quanto pare, il personaggio che era sepolto in questa tomba riportava il diadema, cioè quella corona, cintura di stoffa attorno alla testa, quella fascia di stoffa attorno alla testa, che vediamo un po' più avanti, che è il simbolo della regalità. Ecco, vediamo ancora l'altra, ecco, vedete su una moneta un sovrano ellenistico, quel diadema, quella fascia di stoffa attorno alla testa, questo è un simbolo della regalità, è un simbolo persiano che viene adottato per la prima volta da Alessandro Magno, quindi il primo sovrano greco che adotti il diadema è stato Alessandro Magno. E quindi, se il personaggio sepolto in quella tomba, a quanto pare, aveva il diadema, non può essere Filippo II, perché Filippo II il diadema non lo portava. Lo porterà Alessandro Magno, lo porteranno i sovrani successivi. Ma comunque su questo c'è un dibattito abbastanza vivace, su cui non mi soffermo. Dicevo che appunto un coinvolgimento di Alessandro nella morte del padre, per una serie di motivi, non è affatto da escludere. Che la politica del giovane re sia però in perfetta continuità con quella paterna risulta comunque un fatto fuori di dubbio, ed è per l'appunto in prosecuzione di un progetto avviato già dal padre, che Alessandro nel 334 intraprende la sua grande spedizione in Asia, che viene ufficialmente e pretestuosamente presentata come un'iniziativa panellenica finalizzata a liberare le polis greche d'Asia e a vendicare le distruzioni di tempi greci di cui si sono macchiati i persiani un secolo e mezzo prima. È già questo particolare: vendicare una cosa fatta un secolo e mezzo prima ci fa capire chiaramente che si tratta di un puro e semplice pretesto, quindi la distanza cronologica fra le due vicende. Ma in realtà, ecco, non ha altri scopi se non quelli di conquista. Tant'è vero che le polis micrasiatiche, le polis greche dell'Asia Minore, lungi dall'essere liberate, passeranno semplicemente dal dominio persiano al dominio macedone, come chiaramente evidenziato da alcune iscrizioni che attestano disposizioni
impartite in maniera autocratica da Alessandro a città di questa regione. Come possiamo vedere, questa è un'iscrizione di Chio in cui si vede chiaramente che Alessandro dà ordini a questa città, quindi non ne rispetta affatto l'autonomia, quindi la considera una città suddita. Tra l'altro ordina un cambiamento costituzionale, ordina l'instaurazione di un regime democratico. Questo non significa che Alessandro fosse un amante della democrazia. Quindi l'instaurazione di un regime democratico ha uno scopo ben preciso, che serve a esautorare le vecchie oligarchie al potere, che erano oligarchie filopersiane. Quindi, per togliere di mezzo queste oligarchie filopersiane, la soluzione più semplice per Alessandro è permettere l'instaurazione di un regime democratico. Ad ogni modo, la cosa che ci interessa è che è abbastanza chiaro che Alessandro dia ordini a queste città greche d'Asia. Ci sono anche altre iscrizioni che sono state pervenute, che quindi evidenziano un atteggiamento del genere. E non mi dilungo sulle varie fasi di questa spedizione, qui vedete una cartina complessiva, che attraverso una serie di celebri battaglie, spesso ancora studiate nelle scuole militari, porta Alessandro nel cuore dell'Asia fino al territorio dell'odierno Pakistan, ove però il dominio greco-macedone sarà decisamente effimero, a differenza che in altre regioni orientali, come ad esempio l'Afghanistan. In Afghanistan il dominio greco durerà vari secoli, anzi nascerà addirittura un regno greco successivamente, invece in Pakistan il dominio greco-macedone è durato molto poco. A proposito delle battaglie, possiamo vedere avanti, questa è una celebre rappresentazione che si trova al Museo Archeologico di Napoli. Secondo quella che è l'interpretazione prevalente, sarebbe una scena della battaglia di Isso, altri invece pensano alla battaglia di Gaugamela, anche perché in effetti la dinamica di questi due scontri sembra fosse stata più o meno lo stesso, cioè a un certo punto Alessandro, con una manovra molto ardita, riesce a scompaginare il centro dello schieramento avversario, arriva nelle vicinanze del re persiano che fugge. Quindi questa è una cosa che si adatta sia alla battaglia di Isso che alla battaglia di Gaugamela, però ecco, in genere si dice la rappresentazione della battaglia di Isso. E avanti, questa invece è una ricostruzione degli schieramenti in occasione della battaglia decisiva, quella di Gaugamela, avvenuta in Mesopotamia. E vorrei piuttosto dire qualcosa su un altro problema, e cioè sui rapporti fra Aristotele e il suo illustre allievo, mentre questo è impegnato nella conquista dell'Asia. Che Alessandro sia stato influenzato dall'insegnamento del maestro appare abbastanza evidente in alcuni campi, come ad esempio in quello scientifico. Sappiamo tra l'altro che raccoglieva informazioni sulle varie specie animali in Asia al fine di fornire materiale alle indagini naturalistiche di Aristotele. Oppure ancora in quello geografico. Si può infatti ricordare che durante la campagna indiana Alessandro era ancora così profondamente persuaso della validità della teoria aristotelica, secondo cui il fiume Indo si congiunge a sud con il fiume Nilo e ne provoca le inondazioni estive, da ritenere di aver trovato ulteriori elementi a suo favore, come ad esempio la presenza di coccodrilli nei fiumi indiani. Quando coccodrilli nei fiumi indiani, pensava ci sono coccodrilli anche nei fiumi nel Nilo, in Egitto, allora quindi è vero quello che sosteneva Aristotele, che l'India a sud si congiunge con l'Egitto. Questa è una teoria molto diffusa tra i greci, quindi come se l'oceano indiano fosse stato un grande lago chiuso ai lati, quindi l'India si congiungeva a sud con l'Egitto, l'Indo, il fiume Indo sfociava nel Nilo e ne provocava le inondazioni estive, che erano un fenomeno che insomma incuriosiva molto i greci. Non riuscivano a capire perché un fiume fa queste inondazioni in estate e non in inverno. Quindi la spiegazione che dava Aristotele è che ciò era dovuto al fatto che l'Indo sfocia nel Nilo e quindi ci sono le piogge estive in India che hanno conseguenze anche per il Nilo. E quindi Alessandro era
profondamente convinto della validità di questa teoria e solo in seguito alle informazioni ricevute dalle popolazioni locali si convinse dell'erroneità di questa opinione, assicurando così, come anche in altri casi, un contributo significativo alle conoscenze geografiche dei greci. Basti ad esempio pensare anche alla scoperta della penisola arabica. Ecco, i greci prima non sapevano niente dell'esistenza dell'Arabia vera e propria, quella che chiamavano Arabia era in realtà la parte meridionale del Vicino Oriente, quindi l'attuale Giordania, l'attuale Israele, quindi scoprono per la prima volta la grande penisola arabica proprio nel corso delle avventure di Alessandro. E qui vedete la cosiddetta carta di Eratostene, cioè una carta redatta da un geografo greco del III secolo che rappresenta lo stato delle conoscenze geografiche dei greci in quest'epoca, anche grazie alle conquiste di Alessandro Magno. Quindi non è più riprodotta la teoria secondo cui l'India a sud si congiunge con l'Africa. Naturalmente è una carta che evidenzia varie lacune geografiche, perché i greci non erano arrivati dappertutto. Ad esempio, continua ancora ad essere riflessa in questa carta l'opinione secondo cui a est dell'India non c'è niente, c'è solo l'oceano, anche perché Alessandro non era riuscito ad arrivare fin lì, voleva arrivare fino all'oceano orientale, ma a un certo punto dovette fermarsi. E dicevo quindi che è evidente l'influsso di Aristotele in questi campi. Altrettanto evidente però il fatto che con la sua trasformazione in un monarca orientale, davanti al quale tutti, sia greci che asiatici, sono ugualmente sudditi, una trasformazione che credo sia stata imposta dalle circostanze e non ispirata da una presunta conversione ideologica, era nello stato dei fatti, Alessandro non poteva comportarsi diversamente, ma in questo modo Alessandro ha in un certo senso tradito gli insegnamenti di Aristotele, che come avrebbe scritto in un'opera indirizzata al suo allievo, quindi l'opera a cui faceva riferimento anche prima il professor Toria, sosteneva che greci e barbari dovessero essere trattati in maniera molto diversa. E si è innescato così un contrasto che è stato poi ulteriormente accentuato dalla brutale eliminazione di Callistene, parente di Aristotele, stretto collaboratore del sovrano, per un suo presunto coinvolgimento in una congiura di corte. Non molto sappiamo su questo contrasto, sul quale ha probabilmente pesato anche il legame di Aristotele con la vecchia aristocrazia macedone, capeggiata da Antipatro, che si sentiva emarginata da Alessandro. Ma che sia stato piuttosto forte non sembra dubbio, tant'è vero che esiste anche una tradizione secondo cui sarebbe stato proprio il filosofo a procurare il veleno con cui Antipatro avrebbe provocato la morte del sovrano, una delle tante tradizioni che circolano sulla morte di Alessandro. Se ciò sia vero o meno, non siamo ovviamente in grado di affermarlo. L'improvvisa morte di Alessandro, come si sa, rimane un enigma della storia, ma è comunque significativo che una diceria del genere potesse avere una qualche circolazione. E va detto tra parentesi che lo scenario di una congiura ai danni di Alessandro appare tutt'altro che inverosimile dal punto di vista storico. Ma la morte improvvisa di Alessandro nel 323, e torniamo così in conclusione alle vicende della Grecia, non può non avere l'effetto di un vero e proprio terremoto. E la convinzione che sia questo il momento adatto per sottrarsi all'egemonia macedone si diffonde rapidamente tra le polis greche. A essere interessata da fermenti antimacedoni è soprattutto Atene, ove il ceto dirigente pacifista è stato già messo in crisi da un grosso processo per corruzione, una sorta, potremmo dire, di mani pulite ateniese, innescato dall'arrivo in città del tesoriere di Alessandro, Arpalo, in fuga dall'Asia con cospicue risorse finanziarie.
I fautori dello scontro militare, prima in minoranza, possono ora rialzare la testa e convincere l'opinione pubblica dell'opportunità di una guerra alla Macedonia, che scoppia pochi mesi dopo la morte di Alessandro. Il clima in città si fa perciò difficile per Aristotele e il filosofo, che almeno secondo una certa tradizione sarebbe stato per giunta accusato di impietà, che nel mondo greco, va ricordato, costituiva un reato contro lo Stato, perché non vi era una distinzione fra sfera politica e sfera religiosa, così come avviene in alcuni moderni stati islamici. Quindi il filosofo si trasferisce a Calcide, nell'Eubea, ecco qui vedete sulla cartina Calcide, nell'Eubea, ove muore nel 322. La sua morte è di poco posteriore alla conclusione della guerra tra la Macedonia e Atene. Quest'ultima, come era ampiamente prevedibile, dato lo squilibrio di forze, è stata pesantemente sconfitta, ha dovuto anche accettare l'insediamento di un presidio macedone e un cambiamento costituzionale, quindi il passaggio dalla democrazia all'oligarchia, e d'ora in poi deve definitivamente rassegnarsi a svolgere un ruolo del tutto marginale nelle vicende greche. Insomma, nell'ultima fase della vita di Aristotele, il mondo greco è radicalmente cambiato rispetto al momento da cui siamo partiti, quindi anni 80, quando Aristotele nasce. Si è formato un impero gigantesco, dalla cui rapida disgregazione nasceranno alcune grandi monarchie. Possiamo vedere la cartina successiva, ecco la rappresentazione di alcune di queste grandi monarchie, quindi che arrivano fino all'Asia centrale, che in luogo delle ormai insignificanti poleis saranno le protagoniste della nuova epoca della storia greca. Non mi soffermo sul problema, spesso dibattuto dagli studiosi, della presunta scarsa consapevolezza che il filosofo avrebbe avuto di questo cambiamento e dei motivi che ne sarebbero alla base. Certo è che per lui al centro della riflessione politica rimane sempre e comunque la polis e la monarchia, per la quale non manca di manifestare una qualche simpatia, è comunque una forma di organizzazione adatta soprattutto ai popoli barbari. Vi ringrazio e spero di non avervi annoiato troppo. A mia volta ringrazio il professore per questa carrellata e questa illustrazione del contesto in cui si svolge questa esperienza unica di vita, di studio, di insegnamento del nostro Aristotele. Mi veniva qualche idea, ovviamente qualche domanda, ma ovviamente sono ben accette tutte le domande che vengono dal pubblico e qualche suggestione. La prima: come si doveva svolgere l'educazione di Alessandro? Che tipo di, come dire, di notizie venivano, che di istruzione veniva impartita? Certamente naturalistica, da quanto mi è parso di capire. Geografica. Appunto, se vogliamo immaginare come si svolgeva la lezione di Aristotele. Ovviamente immagino che fonti non ce ne siano, però noi abbiamo fonti in gran parte romanzate, ecco, come ad esempio la vita di Plutarco, su questo fornisce la biografia di Alessandro scritta da Plutarco, fornisce una serie di informazioni, ma sono informazioni non sempre attendibili, in parte romanzate, ecco. Sicuramente è un'educazione basata in parte su conoscenze scientifiche e geografiche, in parte anche sulla letteratura, ecco. Parlavamo prima del premio Merici, l'Ilia, dell'Odissea, ecco. Questo certamente faceva parte dell'educazione impartita ad Alessandro. Alessandro era sicuramente imbevuto di cultura greca, anche se questo non significa che fosse un ammiratore della cultura greca. Su questo ho qualche dubbio. Ecco. Spesso è presentato come
un personaggio che avrebbe diffuso la cultura greca in Asia, no? Ho qualche dubbio in proposito. Tutte le città che ha fondato non le fonda per diffondere la cultura greca, le fonda soprattutto per scopi militari, scopi strategici. E Alessandro è soprattutto un conquistatore però dotato di una notevole cultura, quindi con un sostrato culturale molto ricco. Certo. Bene, grazie professore. Ci sono domande dal pubblico, prego. Mario, se vuoi accomodarti qui, se non ti spiace, così registriamo anche gli interventi. Il dottor Mario Colella, che è anche un associato della Filellenica, notaio a Napoli. Grazie. Dunque, io ho sentito il professore che parlava della morte di Filippo II, dove a Verghina abbiamo la tomba, o la fosse la tomba, comunque, la tomba dei Macedoni in genere, chiamata Otafos tu Filippo tis Macedonias. La mia attenzione si sofferma sulle voci diverse sulla morte di Filippo, perché il professore ha detto che Alessandro ha avuto sicuramente... No, ho detto probabilmente. Ha avuto probabilmente un rilievo. Nella morte del padre. Io ho letto anche che probabilmente anche Olimpiade, la moglie di Filippo, in effetti, io dico che Filippo tra l'altro è il padre putativo di Alessandro Magno, a dimostrazione che i grandi, i geni, gli strateghi non hanno bisogno di grandi avi, probabilmente era figlio di un generale. Ora, Olimpiade in effetti afferma che è stata sedotta da Zeus, è stata sedotta da Apollo o addirittura dal dio egiziano Ammon. Ora, quello che appunto io dico, se il ruolo di Olimpiade sia stato maggiore di quello di Alessandro oppure no. Tra l'altro abbiamo nella nostra pittura uno splendido quadro di Giulio Romano, che forse è uno dei primi quadri pornografici in effetti, perché fino allora si glissava sul sesso, invece il quadro di Giulio Romano, specialmente per il sesso di Zeus, è assolutamente esplicito. È un'inversione di tendenza che forse si svilupperà poi con l'Origine du Monde di Courbet. Per cui volevo una parola chiarificatrice sul ruolo di Olimpiade nell'omicidio di Filippo II. Grazie. Beh, una parola chiarificatrice non lo so, perché è chiaro, sono ipotesi che si fanno, sono ricostruzioni. È probabile, certamente non è da escludere che sia Olimpiade che il figlio Alessandro abbiano avuto un coinvolgimento nella morte di Filippo, perché Alessandro ne ha tratto beneficio e quindi è diventato il nuovo sovrano di Macedonia. Non è detto che se Filippo fosse ancora vissuto a lungo il successore sarebbe stato Alessandro. Quindi c'è tutto un discorso da fare sulla situazione della corte macedone, nella quale vigeva la pratica cosiddetta della poligamia, cioè un sovrano poteva avere contemporaneamente varie mogli, fra cui però ve n'era una che aveva un ruolo di rilievo ed era la moglie che aveva dato al sovrano il successore. E fino a un certo momento questa è Olimpiade, su questo non c'è dubbio. Però le cose cambiano quando Filippo sposa, se non ricordo bene, la sesta o la settima moglie, che c'è qualcosa in più rispetto a Olimpiade, è una macedone, mentre Olimpiade non era macedone, e quindi era la moglie che era destinata ad avere un ruolo di rilievo. Quindi se fosse nato un figlio maschio da questa unione, molto probabilmente sarebbe stato lui il successore e non Alessandro. Quindi per questo si pensa che sia Olimpiade che Alessandro possano essere coinvolti nell'omicidio del padre. Del resto le fonti riportano voci in proposito, anche Plutarco nella sua biografia, anche se poi dice Plutarco, si dice questo ma non è possibile. Però il motivo che adduce Plutarco per discolpare Alessandro in realtà è un motivo che non è tanto, che va in senso contrario. Dice Plutarco, non è possibile perché Alessandro fece subito giustiziare i responsabili, e questo non è vero, perché proprio questo potrebbe essere un indizio del fatto che Alessandro era interessato a coprire, insomma, a assicurarsi il silenzio di coloro che avevano partecipato alla congiura. E comunque sono sempre ricostruzioni degli studiosi. Certo.
Ci sono altre domande dal pubblico? Mi pare di no. Bene, allora noi ringraziamo ancora una volta il professore Luigi Gallo, ci ha, come dire, contestualizzato la figura di questo grande filosofo dell'apice della cultura classica ellenica. Dal prossimo simposio entreremo nel vivo del pensiero di Aristotele, e certamente questa contestualizzazione ci consentirà di comprendere meglio il suo pensiero, la sintesi che ha fatto del sapere fino ad allora diffusosi nella Grecia. Per cui grazie davvero al professore, l'appuntamento è per tutti allora al 15 aprile, quando parleremo della musica in Aristotele. Buona serata a tutti. No, che bello, è stato bellissimo. Non mi viene il microfono.